Per me essere invitato a parlare alla Facoltà Teologica di Bologna, sede della più antica università europea, che conserva la tomba di Santo Domenico, che qui morì il 6 agosto 1221, è un onore immeritato. Di fatto, il ricordo di Santo Domenico di Guzmán e dell'Università di Bologna per me è strettamente legato alla memoria di un grande giurista e canonista della Catalogna, la mia terra d'origine. Sto parlando, sapete, di San Ramon de Peñafort. Nato nel 1185 nella comarca catalana del Penedès, nella località di Santa Margherita, morì a Barcellona nel 1275. La sua sepoltura è venerata in una delle cappelle della Cattedrale di Barcellona. Questo eminente discepolo della vostra università fu eletto nel 1238 maestro generale dell'ordine e si distinse come autorevole interprete del carisma di Santo Domenico. Convocato a Roma da Papa Gregorio IX, in tre anni, oltre a occupare le cariche di capellano, penitenziario e confessore del pontefice, raccolse il Decretalia, la più famosa delle sue opere, il cui contenuto, pubblicato nel 1234, ebbe un'enorme influenza in tutta l'Europa. Che il ricordo di un eccelso alunno di Bologna serva ad esprimere l'ammirazione e il rispetto che nutro per la vostra città e per la vostra università, soprattutto avendo dedicato una parte della mia vita, come si è detto, agli studi giuridici e canonici. Credo che il ricordo di questo mio compatriota rivesta un significato speciale in occasione della celebrazione da parte della Chiesa Universale delle 800 anni della fondazione dell'Ordo Fratrum Predicatorum, voluto di Santo Domenico de Guzmán, istituito dal Papa Onorio III il 22 dicembre 1216. La mia portazione alla questione proposta, umanizzare l'Europa, il sapere teologico ponte tra le culture, è soprattutto di carattere religioso e teologico, e credo che dovrei iniziarla con un atto di fede e di fiducia in Europa. Credo che l'Europa ha futuro, un grande futuro. Propongo delle riflessioni contenute in un libro mio pubblicato in italiano. In questo, però aggiornato, per questo lavoro di oggi. In questo momento non molto incoraggiante per l'Europa, tutti sentiamo l'attualità delle vibranti domande pronunciate per Papa Francesco il 6 maggio di questo anno durante il conferimento del premio Carlo Magno. Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell'uomo, della democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, Europa, terra dei poeti, filosofi, artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è successo, Europa, madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli? Insomma, il nostro continente sembra vivere un momento di crisi, vivere le sue ore basse. In contrasto, ricordo queste parole piene di speranza dello stesso pontefice davanti al Parlamento europeo il 25 novembre 2014. Con la mente e con il cuore, con speranza e senza vane nostalgie, come un figlio che ritrova nella madre Europa le sue radici di vita e di fede, sogno un nuovo umanesimo europeo, un costante cammino di umanizzazione. Qui servono memoria, coraggio, sana e umana utopia. Sogno un'Europa giovane, capace di essere ancora madre, una madre che abbia vita perché rispetta la vita e offre speranza di vita. Sono sinceramente convinto che il progetto Europa possa rinascere e che il continente può ritrovare la sua anima nelle radici cristiane della storia dei nostri popoli europei. Delle riflessioni fondamentali. Davanti a questi segnali, il Papa Francesco reiterava il proprio desiderio
come pastorale di indirizzare a tutti, perdone, come pastore, di indirizzare a tutti i cittadini europei un messaggio di speranza, di incoraggiamento. Lo avviciniamo anche. E questo vuole essere anche l'auspicio alla base della riflessione che vi sottopongo di seguito. Tutto questo contenuto che dirò fa necessaria e importante l'attività dei teologi e delle nostre facoltà di teologia dell'Europa. Questa riflessione sulla vita dell'Europa alla luce della fede per il presente e il futuro. Primo, bisogna aggiornare l'idea di Europa unita attraverso, tra altre cose, della riscoperta delle sue radici cristiane. Ortega y Gasset, filosofo spagnolo già morto, diceva che l'Europa più che un continente è un contenuto. È necessario riconoscere il dato storico che l'unità dei popoli europei si fonda sulla comune fede cristiana. Goethe affermava che la coscienza europea si è illuminata peregrinando nei grandi santuari, specialmente nel Cammino di Santiago. Dobbiamo avere una coscienza rinnovata della necessità di continuare a ricevere dal Vangelo i valori che costituiscono il solido fondamento su cui edificare la casa comune europea. In un clima di libertà religiosa, in un rapporto corretto con l'ebraismo e l'Islam, necessario oggi, soprattutto l'Islam, che l'abbiamo tanto nell'Europa, occidentale almeno. Il cardinale Joseph Ratzinger, poi divenuto Papa Benedetto XVI, affermava che per il padre dell'unificazione europea, dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale, Adenauer, Schumann, De Gasperi, guardate, De Gasperi, anche un italiano, in questo anno che celebriamo 70 anni di quel referendum del 2 giugno 1946. Per questi esisteva un fondamento del futuro della identità europea che consiste nell'eredità cristiana. Se il substrato religioso europeo, nonostante la sua evoluzione e il suo attuale pluralismo, fosse messo ai margini del suo ruolo ispiratore della etica e nella sua efficacia sociale, si rinnegherebbe tutta l'eredità del passato europeo e inciderebbe molto negativamente sul futuro degno dell'uomo europeo, credente e non credente, e nello stesso tempo si sarebbe il rischio di fare una casa comune chiusa in se stessa, dimenticando le sue solidarietà con gli altri popoli del mondo. Questione molto significativa è la chiusura europea attuale ai rifugiati. Secondo, è necessario collocare al centro del progetto europeo la dignità trascendente della persona umana e dei diritti fondamentali dell'uomo. Il riconoscimento di Dio è strettamente legato al riconoscimento della dignità umana, perché Dio è il creatore, credo che è il fondamento più profondo e solido della dignità della persona umana e dei diritti fondamentali. L'ordine della redenzione della grazia assurge, salva e rende degno l'ordine della creazione e della stessa della realtà terrestre. Permettetemi di ricordarlo qui in questa sede teologica con il significativo assioma della teologia più classica e perenne: gratia non destruit naturam sed perficit. Papa Francesco disse al Parlamento europeo il 25 novembre 2014 che nell'ambizioso progetto politico europeo dei padri fondatori vi era la fiducia nell'uomo, non tanto come cittadino o soggetto economico, bensì nell'uomo, nell'uomo il quale soggetto dotato di una dignità trascendente. E sottolineava lo stretto vincolo che esiste tra queste due parole, dignità e trascendente. L'antropologia cristiana è nell'eredità preziosa, è una eredità preziosa per l'Europa. Però forse l'antropologia nell'Africa, nell'Asia, nell'America del Sud, nell'America del Nord,
si conserva l'uomo a una dimensione trascendente, ma nell'Europa occidentale si hanno cambiato un po' l'antropologia. Non ha una dimensione trascendente, ma là, è là. C'è un monaco filosofo del monastero di Montserrat che dice che sì, il mondo si secolarizza, la secolarizzazione, ma l'uomo mai, perché un momento o un altro della sua vita emerge questo senso religioso, questo senso trascendente, cercare il senso. La missione cristiana consiste nell'umanizzare in nome della propria fede in un Dio trascendente, Deus Semper Maior, che rappresenta l'ultima garanzia della dignità della persona e dei suoi diritti inalienabili. La percezione dell'importanza dei diritti umani, disse Papa Francesco a Strasburgo, nasce proprio come risultato di un lungo cammino, fatto anche di molte sofferenze e sacrifici, che ha contribuito a formare la coscienza del valore di ogni persona unica e irripetibile. Questa coscienza culturale, dice il Papa, trova il proprio fondamento non solo negli eventi storici, ma soprattutto nel pensiero europeo, caratterizzato da un ricco incontro, le cui molteplici e lontane fonti provengono dalla Grecia e da Roma, dagli ambienti celtici, germanici e slavi e dal cristianesimo, che ha lasciato un segno profondo dando luogo al concetto di persona. Oggi la promozione dei diritti umani svolge un ruolo centrale in seno alla funzione dell'Unione Europea. Dinanzi al Parlamento Europeo, Francesco non esitò a qualificarlo come un impegno importante e ammirevole, in quanto persistono troppe situazioni in cui gli esseri umani sono trattati come oggetti di cui è possibile programmare il concepimento, la configurazione e la utilità, e che poi possono essere gettati a discrezione se indeboliti, malati o anziani. Francesco si propone di far leva su di una cultura di diritti umani in grado di coniugare sapientemente la dimensione individuale, o meglio personale, con quella del bene comune. Ci troviamo dinanzi a una importante sfida per i cristiani, anche per la teologia, per la Chiesa attuale. La dottrina sociale della Chiesa, di cui il Magistero del Papa Francesco sta aggiornando importanti capitoli riguardo all'ecologia e alle conseguenze della visione dell'uomo come essere sociale e relazionale, è un compito sociale di grande trascendenza nell'umanizzazione nel mondo di oggi. Davanti alla cultura dello scarto e del consumismo esasperato, proporre una cultura della sobrietà e dell'uso responsabile dei mezzi propri e delle risorse sociali. Terzo, è necessario andare verso un'Europa la cui unità si proietti verso un orizzonte planetario, non Europa chiusa, sino aperta. Europa, siamo non guardando almeno la Spagna che sta più vicina, l'Africa, ma non guardiamo l'Africa. C'è un testo molto importante nel Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, è preferibile esportare capitale, denaro e non persone. Tutto il problema della migrazione, rifugiati. Bisogna prendere coscienza del fatto che l'unità europea è solo una tappa fondamentale, ineliminabile, verso una meta che bisogna raggiungere e che consiste nell'unificazione e nella pacificazione di tutto il mondo. Siamo nel mondo. L'Europa deve essere solidale, specialmente verso i paesi poveri del mondo. Noi siamo ricchi, sono tanti paesi poveri. Primo mondo, terzo mondo, quarto mondo. Essa deve avere un ruolo, Europa, rilevante nel dialogo nord-sud, est-ovest. La Casa Comune Europea non può e non deve essere costruita a spese dei paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'America Centrale e dell'America Latina.
storicamente al tempo della colonizzazione, si è fatto forse un po' così, deve, al contrario, divenire parte attiva nella promozione e realizzazione di una globalizzazione nella solidarietà e della solidarietà. L'Europa è meta di immigrazione, specialmente di paesi africani e sudamericani. Di fronte a questo fenomeno in crescita, soprattutto dopo le guerre della Siria e dell'Iraq, conviene prendere in considerazione l'aiuto ai rifugiati, come domanda in maniera costante Papa Francesco. E voglio dire qui che l'Italia, è probabilmente il paese europeo che è più impegnato su molti fronti della vita europea, a cominciare dell'attività che sta svolgendo per l'accoglienza e la sistematizzazione dei migrati e dei rifugiati. Ricordiamo un gesto del Papa che a mio avviso rappresenta l'umanesimo di cui il mondo ha bisogno e che la Chiesa è chiamata a testimoniare, il grido di Francesco a Lampedusa contro l'indifferenza dell'Europa di fronte al dramma degli immigrati e dei rifugiati, persone umane come noi, che hanno perso la vita nel Mare Nostrum. Le parole dell'omelia del Papa, l'1 di gennaio 2016, mi hanno in questo senso profondamente toccato. Un fiume di miseria, alimentato dal peccato, sembra contraddire la pienezza del tempo realizzata da Cristo. Questo fiume non può nulla contro l'oceano di misericordia che inonda il nostro mondo. Siamo tutti chiamati ad immergersi in questo oceano e lasciarsi rigenerare per vincere l'indifferenza che assedia la solidarietà e per uscire dalla falsa neutralità che fa da ostacolo alla condivisione. Questa è la via di un nuovo umanesimo che può aiutare l'umanità a maturare. Lo chiamerei umanesimo della compassione, della tenerezza o delle opere di misericordia in atto. Colui che fino a pochi giorni fa, colui che fino a pochi giorni fa era il proposito generale dei gesuiti, lo spagnolo padre Adolfo Nicolás, lo scorso gennaio fece un interessante intervento improvvisato in occasione della celebrazione a Roma della Giornata Mondiale dei Migranti e dei Rifugiati. In questi mesi il tema è l'attualità perché ha cresciuto moltissimo in tutti gli stati dell'Europa. Tra le altre cose disse padre Adolfo Nicolás, quando uno ha tutto può essere misericordioso senza timori, ma quando una persona non ha nulla e pur non avendo nulla si mostra misericordiosa con un'altra, sta offrendo molto di più e il volto della misericordia si fa, in questo caso, ancora più reale. Per questo possiamo, dice padre Nicolás, apprendere dai migranti e dai rifugiati ad essere misericordiosi con gli altri. Quarto, è doveroso impegnarsi con tutte le forze nell'individuare, riconoscere e realizzare ciò che è stato chiamato nei documenti degli ultimi pontifici sull'Europa il bene comune europeo. Il termine è importante, già che indica che questo bene comune europeo esiste e pertanto deve essere raggiunto, siamo ancora un po' lontano, anche con qualche sacrificio da parte degli Stati. Nel discorso di Francesco, nell'atto di conferimento del premio Carlo Magno, ha detto il pontefice che la creatività, l'ingegno, la capacità di uscire dai propri limiti appartengono all'anima d'Europa. Nel secolo scorso, dice il Papa, essa ha testimoniato l'umanità che all'umanità ha testimoniato un nuovo inizio, che un nuovo inizio e un inizio era possibile. Dopo anni di tragici scontri,
culminati nella guerra più terribile che si ricordi, si ricorda, è sorta con la grazia di Dio una novità senza precedente nella storia. Convinto che la resignazione e la stanchezza non appartengano all'anima dell'Europa e che anche le difficoltà possono diventare promotrici potenti della unità. E nel conferimento del premio Carlo Magno, Francesco ha chiesto un'Europa capace di dare a luce un nuovo umanesimo basato su tre capacità: la capacità di integrare, la capacità di dialogare e la capacità di generare. Non posso qui spiegare queste tre capacità, ma voglio dire che l'Italia, per il suo inestimabile patrimonio culturale, per la sua capacità di conservare nel tempo le differenze di epoca, di nazioni, e di stile e di visioni, può fare un contributo specifico a questo aggiornamento del nostro continente. In modo speciale ricordo i miei tempi di studente a Roma, negli anni secolo scorso, del Concilio Vaticano II. L'Italia mi pare un grande esempio della cosiddetta cultura del dialogo. Un nostro giornalista molto noto, già morto, Santiago Nadal, diceva che tutte le strade senza uscita in Italia trovano la sua uscita. E questo è una virtù, una qualità molto importante. Voi sapete più che altri popoli europei, tra i quali il mio, privilegiare il dialogo come forma di incontro e di negoziazione, assolutamente necessaria. Ricordiamo quella encirclica del Papa Paolo VI, Ecclesiam Suam. Chiesa deve dialogare con tutti. Credo anche che l'Italia può aiutare alla integrazione dei giovani a questo aggiornamento continentale. Ciò, come ha detto Francesco, richiede nuovi modelli economici ed un'economia solidale. Passare da un'economia che punta al reddito e al profitto in base alla speculazione e al prestito a interessi, passare a un'economia sociale che investa sulle persone creando posti di lavoro e di lavoro per tutti. 5, sto finendo. Alla costruzione della nuova Europa devono partecipare anche tutti i cristiani del continente. Quando si parla delle radici cristiane c'è un pericolo, sì. L'Europa ha radici cristiane, ma sono lontane, sono morte, sono inefficaci. No, penso che le radici cristiane ancora sono vive e danno frutti. Questo albero che è l'Europa, che siamo tanti cristiani, facciamo cose. Che sarebbe di Bologna, che sarebbe di Barcellona, senza le parrocchie, senza le comunità religiose, senza i cristiani? Nel mondo della povertà, della marginazione, della cultura, dei vecchi, degli anziani, dei malati, dell'educazione, della cultura, servono città poveri. Ci sono altre istituzioni, ci sono altri gruppi che fanno cose, certamente, però la Chiesa, tutti questi cristiani fanno molto. Noi penso che questo è importante, la presenza di tutti, e farlo con la partecipazione di tutti. La Carta Ecumenica del CEC e della Comecè del 22 aprile 2001 afferma che senza valori comuni non si otterrà in maniera duratura l'unità. Siamo convinti che l'eredità del cristianesimo è forza di ricca ispirazione per l'Europa. In questo momento l'avvio della Riforma Luterana compie 500 anni, un evento doloroso che strappò la tunica inconsutile di Gesù e che divise drammaticamente la Chiesa in Europa. Chiese, le comunità ecclesiali hanno compiuto in questo mezzo millennio un grande sforzo riformista. Il Concilio Ecumenico Vaticano costituisce un esempio paradigmatico per quanto riguarda la Chiesa Cattolica. Voglio al Signore che le vie della riforma ecclesiale possano condurci un giorno ad essere cristiani europei riconciliati nella stessa fede e nel rispetto della diversità legittime.
Questo penso che è la finalità del viaggio del Papa Francesco recentemente a Svezia. Sesto e ultimo, il vecchio continente continua a avere bisogno di Gesù Cristo. Per non rimanere senza anima e non perdere ciò che l'ha reso grande nel passato e che oggi continua a suscitare ammirazione tra i popoli. Giovanni Paolo II, nella sua esortazione apostolica Ecclesia in Europa, afferma che la Chiesa deve offrire all'Europa il bene più prezioso che nessun altro può dargli, la fede in Gesù Cristo, fonte di speranza che non delude, dono che è all'origine della unità spirituale e culturale dei popoli europei e che anche oggi e anche nel futuro può essere un contributo essenziale al suo sviluppo e alla sua integrazione. Il riconoscimento dei valori del patrimonio religioso dell'Europa non costituisce un elemento di opposizione o di esclusione a nessuno. Il dato di ignorare sarebbe una mutazione della storia, che qualche volta si fa, sarebbe anche una imputazione del patrimonio spirituale su cui basare la dignità e i diritti delle persone, che devono essere centrali nella Costituzione europea. Tre possibili obiezioni con questo finisco. Ricorderete che Santo Tommaso d'Aquino, nelle articoli della Summa Teologica, prende molto in considerazione le opinioni di chi non condivide la sua dottrina. E allora sempre parla di questa opposizione e dà una risposta. Presentiamo sinteticamente tre obiezioni a quanto detto. La prima obiezione è quella secondo cui la Chiesa, con l'appello alla radice cristiana dell'Europa, aspira a guadagnare protagonismo di fronte alla secolarizzazione e, insomma, a mantenere un certo potere. Frutto di questa obiezione può essere, tra altri fattori, l'attitudine del laicismo, che intende togliere lo spazio pubblico alla religione e, in ultima istanza, mantenere le credenze nel solo ambito della coscienza e le convinzioni religiose senza alcuna rilevanza sociale. A questa obiezione, in qualità di studioso del diritto, ho lavorato sul tema della laicità. Gli ultimi papi hanno parlato di una sana laicità contrapposta al laicismo. La Chiesa accetta con tutte le conseguenze annesse il principio della sana laicità, già presente nelle famose parole di Cristo: date al Cesare quello che è del Cesare e a Dio quello che è di Dio, parole che considero permanentemente attuali. Seconda obiezione, questa consiste in un certo giudizio di intenzioni, dicendo che la proposta umanizzatrice del cristianesimo è in fondo una strategia per imporre i propri dogmi e la propria morale a tutta la società. La risposta non può essere altro che il tema della libertà religiosa e il primato della coscienza personale, tema quest'ultimo della coscienza, molto presente nella maggior tradizione teologica cristiana e in maniera molto speciale nel Magistero del Papa Francesco. Mi sembra necessario far riferimento a un tema che, a mio avviso, riveste molta importanza. Molta importanza anche solucionerebbe molti problemi sociali, economici. I laici e la loro missione nella Chiesa e nel mondo. I laici cristiani nel mondo. La presenza impegnata dei laici cristiani nella realtà temporale, sotto la loro responsabilità, la considero una grande necessità di questo momento, in tutto il mondo, in tutto il mondo, perché tra le altre cose aiuterebbe a comprendere che il contributo dei valori del cristianesimo alla società non costituisce un pericolo per la laicità degli stati e per la indipendenza delle istituzioni secolari. Una terza obiezione è quella che afferma che l'interesse della Chiesa di incarnarsi nelle culture e di umanizzare il proprio messaggio risponde a una volontà di mantenere l'egemonia culturale che deteneva in altre epoche della sua storia.
La cultura rappresenterebbe l'avamposto in cui si sarebbe rifugiata la Chiesa per non prendere l'egemonia nel mondo della cultura, per non perdere questo. A cui non intende altro rinunciare. Un bagno di realtà potrebbe essere una risposta a questa obiezione. Si sa che la Chiesa non è egemonica nel campo della cultura, né in quello della scienza umana e dell'arte. Permettetemi di parlare di una circostanza personale che reputo illustrativa di quella che potrebbe essere la risposta esistenziale ed operativa a questa terza obiezione. Negli ultimi anni ho lavorato soprattutto nella presenza e la missione della Chiesa nelle grandi città. Ho parlato anche il professore, anche il presidente Letta. Abbiamo tenuto a Barcellona un congresso internazionale di pastorale di grande città che ha avuto due fasi o due tappe, perfino separate nella data dell'evento. Una per ascoltare i sociologi, i teologi, i pastoralisti, gli esperti, e un'altra, una seconda, per presentare ai pastori delle grandi città le conclusioni degli esperti e raccogliere la loro valutazione. La seduta conclusiva del congresso, in cui le atti sono pubblicate in diverse lingue, anche in italiano, si è tenuta la ultima sessione a Roma davanti al Papa Francesco, molto interessato alla pastorale urbana delle anni in cui era arcivescovo della grande Buenos Aires. Ecco, io credo che il Papa stesso abbia risposto a questa terza obiezione, chiedendosi, attraverso le parole pronunciate durante l'udienza, che sia concesso una conversione pastorale, un cambiamento nella nostra mentalità pastorale. Ascoltiamo le sue stesse parole. Veniamo da una pratica pastorale secolare in cui la Chiesa era l'unico referente della cultura. È vero, è la nostra storia. Ma quell'epoca è terminata, fa parte del passato. Non siamo nella cristianità, non ci siamo più. Oggi non siamo più gli unici produttori di cultura, né i primi, né i più ascoltati. Conclusione. Giunti alla sezione conclusiva della mia esposizione, vorrei provare a rispondere a queste due domande. In cosa si sostanzia quel nuovo umanesimo che può ridare un'anima all'Europa? Qual è il ruolo che possono avere istituzioni culturali come le facoltà teologiche, in cui viene custodito e rielaborato il sapere che nasce dalla fede? Per rispondere in una maniera basata sull'esperienza e direi esistenziale, farò riferimento a due fonti ecclesiali recenti, due fatti ecclesiali recenti. Il 50 anni del termine del Concilio Vaticano II e il termine del Giubileo della Misericordia che festeggeremo tra pochi giorni. Con il Giubileo della Misericordia e con il pontificato del Papa Francesco è iniziata una nuova fase nell'applicazione del Concilio Vaticano II. Ciò che caratterizza sia il Concilio che il recente Giubileo è un spirito profondamente umano. La solidarietà verso l'uomo e le sue situazioni esistenziali concrete, con la povertà e con tante sofferenze che ha. La Chiesa non ha e non può avere altro umanesimo che quello di Cristo e del Vangelo, che il Vaticano II contemplò come l'uomo nuovo, concetto teologico che troviamo già in San Paolo. La tabella di marcia delle Chiese nel suo terzo millennio continua ad essere, penso, il Concilio Vaticano II, come dice anche Giovanni Paolo II. Forse in una prima e lunga fase della sua reception, il Concilio, lo leggiamo, lo abbiamo letto attraverso concetti quelli della comunione e anche di una esigenza di riforma delle strutture. Questa nuova fase della stessa reception è incentrata, penso, di più sull'uomo attuale e sulle sue ferite. Cosa resterà di questo anno santo? Papa Francesco e tutto ciò
che suppone l'anno della misericordia, inizia una seconda e nuova tappa nella ressezione del Concilio Vaticano II nei nostri giorni. Forse sarebbe più giusto dire che inizia un impulso promotore riformista a partire dalla virtù centrale della misericordia. Questo potrebbe plasmare una nuova configurazione del posto della Chiesa nel mondo, del modo di situarsi e la sua maniera di vivere la Chiesa stessa, la perpetua missione evangelatrice. Potremmo inoltre auspicare che non si riduca a una nuova moda verbale e diventi un nuovo umanesimo che, con l'aiuto della teologia, sia in grado di scoprire quei semi del verbo che, come ben espresso dal filosofo e martire San Giustino nel secolo II, sono già presenti in tutte le culture. Una delle missioni della teologia attuale è identificare e illuminare i segni del nostro tempo con lo spirito della misericordia. Questi sono, scusatemi forse perché ho allungato un po', i miei auspici per tutti i professori e per tutti gli studenti di questa prestigiosa facoltà di teologia nella Emilia Romagna, in Bologna, e grazie per ascoltarmi.